Il Salmo 40 che vogliamo commentare in questo momento è un inno, potremmo dire, di culto a Dio. Fare della propria vita un culto a Dio. E in questo Salmo dunque potremmo dire che si mettono insieme i generi della lode e della supplica, esprimendo i diversi sentimenti che il Salmo rivela. Il Salmo comincia così, con una supplica e un ringraziamento. Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Si tratta dunque di un sentimento di ringraziamento a Dio per la liberazione che Dio ha compiuto. Probabilmente il salmista ha vissuto l'esperienza della malattia e ha sentito che Dio è intervenuto nella sua storia cambiando la malattia in guarigione. I versetti 5 e 6 contengono una grande benedizione. Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore. E non si volge verso chi segue gli idoli, né verso chi segue la menzogna. Quante meraviglie hai fatto tu, Signore mio Dio, quanti progetti in nostro favore. Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunciare e proclamare, sono troppi per essere contati. È bellissima questa benedizione che implica la beatitudine dell'uomo di fronte all'opera di Dio. Se tu ti fidi del Signore, il salmista ci vuole dire stasera che Lui, il Signore, ti farà superare anche le difficoltà che vivi, le idolatrie, le menzogne, perché Lui entra a tuo favore nella tua storia e ti sorregge nei momenti più difficili. E i versetti 7 e 9 utilizzano un altro canone narrativo, l'idea del sacrificio, del culto. Il vero sacrificio non è la parola, non è un animale, non è una oblazione, ma è la propria vita. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e sacrificio per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo, nel rotolo del libro di me è scritto, di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Come voi potete ricordare, questo brano è ripreso dall'autore della lettera agli Ebrei per presentare la figura di Gesù, sommo sacerdote della nuova alleanza, che offre se stesso, compiendo le scritture, che fa la volontà del Padre fino in fondo, non la sua volontà. Il sacrificio perfetto, dunque, è il sacrificio della croce. E l'autore della lettera agli Ebrei, utilizzando questa immagine del Salmo 40, ci presenta la dinamica dell'offerta di Cristo. In fondo, cosa significa vivere la nostra vocazione? Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Significa entrare nel progetto di Dio. Significa compiere l'opera di Dio che è la mia pienezza, che è la mia felicità, che è la mia speranza, che è la mia gioia. Se tu vivi fino in fondo la tua vocazione, puoi fare della tua vita un'offerta a Dio, un'oblazione santa a Dio, nella gioia e nel dolore, nei programmi calendarizzati e negli imprevisti della nostra esistenza. Rispondere alla volontà di Dio significa entrare nella dinamica di questa vocazione bellissima. E allora l'ultima parte del Salmo ci presenta la fedeltà alla parola di Dio e alla giustizia di Dio. E ancora l'invocazione della misericordia per poi finire con un'invettiva contro i nemici e l'invito ad essere fedeli all'opera di Dio. Coloro che sono nemici verranno ricoperti di menzogna e di infamia, mentre noi giusti dobbiamo saper tornare verso Dio e confidare nella sua misericordia, perché Dio, termina il Salmo, ha cura del povero e del bisognoso,
Lui è il liberatore e non tarderà a intervenire. L'esperienza del Salmo 40 ci fa capire il senso della nostra vocazione, che nella gioia e nel dolore siamo chiamati ad essere fino in fondo fedeli, a viverla con tutto il nostro cuore, a realizzare il progetto di Dio nella nostra vita.